Gentili genitori, desidero informarvi che durante la settimana Gianmarco è stato mandato fuori dalla classe. Gianmarco è stato mandato fuori dalla classe più volte a causa della sua tendenza a chiacchierare e discutere del programma televisivo sulle streghe. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi roviniamo la mia reputazione. Cioè, prendiamo quello che resta della mia reputazione, facciamo un po' così, facciamo finta che esista, poi diamo fuoco. Ecco, tanto non mi interessa. Non ha il minimo interesse di conservarla. Oggi infatti ho deciso di prendere i miei vecchi diari, che sì, c'è scritto 2004, ma io comunque ho 16 anni, e leggere le mie peggiori note. Anche perché c'è il back to school. E cosa c'è di meglio se non guardare i problemi degli altri per sentirsi meglio con se stessi? Ditemelo voi. Forse un drinkino? Non sto bevendo veramente perché questa tazza non è stata lavata da 2 mesi. 2 mesi dove sono stato letteralmente di giro per il mondo e le mie sorelle hanno scavato nel mio passato imbarazzante. Hanno preso tutti quanti i miei diari e hanno passato il tempo a mandarmi ogni giorno una nota diversa che ho preso dalle elementari fino alle superiori. Ma vi giuro, sono venuto fuori delle robe tanto gravi. Compreso un quaderno, il mio primo fumetto. E sì, è veramente un fumetto. Cioè, con i vari personaggi e le storie scritte dentro. Oh madonna, c'è anche una mia foto di me da piccolino alle elementari. Censuriamo tutto tranne me stesso, che sono questo io. Un po' paura, un po' panico. E wow, ci sono anche tutte quante le firme dei miei compagni. Loro di sicuro adesso hanno una famiglia, dei figli. Io ho una borsa di Prada. Perché mi sono alzato? Neanche voglio farla sta roba, non ho la minima idea. Raga, esce per il back to school la mia collezione scuola nel mio shop, che non è ancora arrivata, è in preordine. Quindi dateci un'occhiata giù in info box e ho una sorpresa per tutti voi che farete il preordine. Avranno un portachiavi in regalo. Quindi dateci un'occhiata, andate a preordinare. Non ci sono tantissimi pezzi, appena arriveranno in magazzino vi verranno spediti e arriveranno a casa. Raga, gli zaini pazzescosi, stupidosi. Non so perché ho detto stupidosi. Sono super contento perché lo shop sta andando così tanto bene che sono riuscito ad ottenere dei prezzi molto più bassi. Troverete che le t-shirt sono passate da costare addirittura 39,90€ adesso a 22€. E sono le stesse, cioè non è cambiato proprio niente. Quindi date un'occhiata, sbizzarritevi letteralmente al back to school alla moda. Partiamo con le elementari. Le mie sorelle mi hanno mandato qua una lista precisa con tutte le note delle elementari. Però io sono sicuro che questo diario qua era delle elementari. Mi fa morire perché letteralmente io avevo tutto in chiaro come funzionava la vita, perché l'11 aprile scrivo: la punizione peggiore è stare a scuola. E era sabato. Mamma santa, ma proprio io l'ho scritto così, per me era proprio questa roba. Mamma quanto ho odiato andare a scuola. Questa qua sotto, secondo me, c'è una nota. Perché io nascondevo le note con le figurine e lo facevo in continuazione perché odiavo l'idea. Queste qua mi dovevano rovinare il mio diario meraviglioso con tutti i glitter sopra, con le loro opinioni indesiderate. Allora, partiamo con la prima nota. Cari genitori, la presente per comunicarvi che oggi durante la lezione di geografia Gianmarco ha insistito che Atlantica, il regno delle sirene, fosse un luogo reale. Nonostante le mie spiegazioni ha continuato a interrompere la lezione per cercare questo luogo sulla cartina. Vi prego di chiarire con lui la differenza tra leggenda e realtà. Con cordialità, la maestra Ilaria. Povera Cristo. Raga, io non mi ricordo di questa roba qua, non ne ho idea, probabilmente era tipo le preelementari. Io ho sempre avuto un'ossessione molto profonda per quanto riguardava le sirene. E per me Atlantica esisteva veramente, ma per un semplice motivo. Com'è possibile che esista il mare Atlantico e Atlantide no? Diamo un senso alle cose, oppure continuiamo a far finta che le cose siano così volanti? Continuiamo con questa nota che mi fa morire perché è una di quelle note nascoste dalle figurine. Ogni figurina qua c'è una nota, raga. Ma sono troppo certo, vedete che lo mettevo da entrambi i lati le figurine, perché avevo paura che si vedesse attraverso. Oggi durante la lezione di religione, mentre stavamo discutendo di temi spirituali, Gianmarco è uscito di classe dopo aver urlato: è un attentato, al rumore del passaggio degli aerei. Cordialmente, maestra Trullallera, di quale non dirò il nome perché spero che tu stia bruciando all'inferno. Allora, stiamo parlando del 2001, raga. Crollo delle torri gemelle. Un bambino traumatizzato da questa roba degli aerei che distruggono il mondo. E da questi aerei sono scappato dalla classe e ho urlato: ah, la mia amica Sabrina me lo continua a ricordare sta roba. Ma perché puoi darmi una nota per sta qua? Mamma santa, che brutta persona che era, veramente una che rubava lo stipendio. Se stai guardando questo video sappi che sei una brutta persona. E ce l'ho ancora qua. E sono passati anni. Oh mamma, me la ricordo questa, che trauma.
che trauma, ma non so cosa mi era successo. Genitori, desidero informarvi che per la terza volta Gianmarco non ha svolto i compiti di matematica nonostante i miei continui provvedimenti e le tre crocette. Cordialmente maestra Fanny. Oddio, senti che ansia che mi sto venendo per sta roba, vi giuro il panico. Ma lo posso spiegare. Gianmarco, terza elementare, introducono a scuola il concetto delle crocette. Cosa sono le crocette, vi chiederete? Praticamente era un grande cartellone di esposizione pubblica, gogna mediatica pubblica, dove se tu facevi qualcosa di sbagliato nell'ambito comportamenti, compiti in classe e disturbare, cioè non mi ricordo preciso, ricevevi una crocetta. Alle tre crocette, comunicazione a casa. E la terza crocetta, raga, era tipo l'onta pubblica per eccellenza, soprattutto per questa roba della crocetta. Era un cartellone che era gigante, esposto in classe, quindi tutti sapevano tutto e soprattutto chi aveva tre crocette. La peggiore feccia umana. Ecco, io quella volta ho ricevuto le tre crocette nel giro di una settimana perché ho dimenticato per tre volte di fare sti benedetti compiti di matematica. Si vede che sta roba di matematica mi passava di mente, magari non mi segnavo. E il bello era che oltre a dimenticarmi i precedenti, perché la maestra Fanny voleva che facessi i precedenti, me dimenticavo anche quelli dello stesso giorno. Gentili genitori, desidero informarvi che durante la settimana Gianmarco è stato mandato fuori dalla classe. Gianmarco è stato mandato fuori dalla classe più volte a causa della sua tendenza a chiacchierare e discutere del programma televisivo sulle streghe. Prestare attenzione durante la lezione di storia e partecipare in modo appropriato è il minimo date le ultime valutazioni. Cordialmente, maestra Sonia. Che tra l'altro la maestra Sonia, raga, assurdo! L'ho vista ieri al supermercato! Cioè vado al supermercato qua al mio paese e chi vedo? La maestra Sonia. Lei non mi ha riconosciuto, ma perché non si ricorderà, gli ho lasciato un forte trauma a questa donna. Streghe è un programma pazzesco, tra l'altro, raga. Vediamo le altre note. Ai genitori, vorrei comunicarvi che Gianmarco ha iniziato a disegnare un fumetto con i personaggi della classe anziché proseguire con il progetto dedicato al puntilismo durante la lezione di disegno. Vi chiedo gentilmente di discutere con lui l'importanza di rispettare le direzioni dei compiti e le attività insegnate. Cordialmente, maestra, del quale non dirò il nome perché penso che mi odi. Raga, questo è ufficialmente il fumetto che io stavo disegnando. In realtà ce n'erano altri, di cui uno era più pagine ma è andato perso, non so dove sia. Ognuno di questi personaggi era una caricatura, o meglio una metafora, di altri studenti nella mia classe. Questa erano altri soggetti, raga. Tra l'altro questo qua l'ho incollato secondo me perché avevo messo il personaggio che non mi piaceva più, avevamo litigato. Ma io voglio leggervi il personaggio Phil, del quale l'immagine secondo me vi ricorderà palesemente qualcuno. Spoiler, non è Ariel Grande. Questo è Phil, un personaggio creato da me. Tra l'altro un'altra informazione, io avevo veramente questa maglia, era di Armani. Si chiama Phil Halliwell, ha 17 anni ed è un ragazzo simpatico e trendy. I suoi poteri sono metà angelo bianco, metà stregone, madonna che imbarazzo. Può orbitare nominando un nome di una certa cosa ed essa appare. Ma cosa vuol dire? Cioè che io dico una roba e mi appare lì davanti? 7 milioni di euro, ma non fosse vero. È bravo a inventare formule magiche. Fa parte del trio insieme a Piper e Phoebe. Casile, eccole qua. Eccole qua Piper e Phoebe. Che io so anche chi rappresentavano, in realtà erano delle persone veramente all'interno della classe. Leggo Piper. Posso dire che disegni pazzeschi? Sono stupendi. Piper Halliwell ha 18 anni, è una ragazza alla moda, amatrice della natura. I suoi poteri sono fra i più belli, può bloccare il tempo e fa scoppiare i demoni. No, c'è scritto scopriare i demoni qua. Qua c'è scritto scopriare. Chi è Piper con questi demoni? Gianmarco ride senza sosta da 30 minuti con la compagna S, arrivando ad avere le lacrime. Vi prego di prendere provvedimenti, maestra Cristina. Se volete sapere chi è S, è la mia amica Sabrina, con la quale ho fatto il pagliaccio per tanti anni, compreso il mio primo video sulla tavola Ouija. Sì, era la stessa Sabrina. Secondo me anche questo qua è delle elementari, raga. Ariete. Ma chissà perché ha preso sta roba qua. Mamma, l'ossessione con Britney, quanto mi piaceva. No, secondo me siamo già alle medie. Ecco, medie secondo me poche note, vi dico la verità. La nota più brutta però ve la leggo immediatamente perché me la stanno scrivendo in questo momento nella nota condivisa. All'attenzione dei genitori, vi chiediamo un appuntamento straordinario per discutere del comportamento di Gianmarco e in particolare dei fatti accaduti in classe in data odierna. Grazie. Il vostro Gianmarchino ha avuto un periodo un po' bad boy.
fuori, tanto che ha avuto un anno dove c'è stata una vera e propria rissa. Una rissa durante la lezione di educazione fisica. Marga, ci siamo menati, io e un altro. Cioè, era tipo colpa mia comunque. Oddio, io lo avevo preso in giro questo tizio. Lui si era vendicato alzando le mani. Però io, durante questa rissa, gli ho tirato un calcio nei maroni. Volevano sospendermi comunque. Ma mi hanno sospeso perché ho detto... Mi spiace tanto, signor preside. Non mi sono pentito di niente di tutto quello che ho detto. Magari potevo affittare di prenderlo in giro, però se lo meritava. Che cacivone. Ma posso dirvi che i miei diari erano una roba pazzesca? Cioè, questo li decoravo io, Anche questo qua era tutto in bianco. Io ho toccato tutte le perle, l'ho tutto disegnato. Questo qua secondo me è delle medie, o forse delle elementari, è del liceo. E si apre con Romano bacia Milano, firmato Elena, la mia amica. Raga, questo era un esercizio per aumentare il rapporto tra di noi. E questo qua era un biglietto che ognuno di noi aveva, bianco, e veniva fatto passare alla classe e ognuno poteva scrivere o non scrivere qualcosa. E qua avevano scritto delle opinioni sui miei conti, mi avevano scritto: sei simpatico, mi sai ascoltare, sei il migliore, sei una persona d'oro, troppo simpatico. E poi mi sono liberato, un povero cretino. Vedi che ero ossessionato da Britney? Cioè, per me Britney era tutto. Io ero ossessionato. Ossessionato! Un'altra nota, non la leggo neanche. Questa qua mi ha dato una nota durante il compito di italiano, perché avevo il cellulare sotto il banco. E mi fa: Giamatti, ma quello lì è il tuo cellulare? E le faccio: eh? È il tuo cellulare sotto il banco? Io guardo. Ma proprio faccio così perché non mi ricordavo. Ero lì, stavo scrivendo su cacchio di compiti italiani, del quale non me ne sbatteva niente. E gli faccio: sì sì. Ah, ok, mi fa. Lo puoi mettere via? Va bene. Dopo, ma veramente un quarto d'ora, mi fa: Gianmarco, devo metterti una nota. E io la guardo. Si chiamava Cristina, mi pare. Faccio: Cristina, perché? Che poi, fa nome, che strano. Perché io chiamavo i professori per nome, che non si fa? Faccio: perché? Perché ti ho visto col cellulare, devo mettertela durante il compito. Cioè, non posso non mettertela. Faccio: mica sto usando il cellulare sotto il banco. Ma io cosa ne so che non lo stai usando? Allora mettimi la nota perché mi sono buttato fuori dalla finestra. Che ne sai che non l'ho fatto? Ma proprio una roba surreale. Quindi mi ha sequestrato il cellulare, mi ha messo la nota. E i miei genitori sono dovuti andarlo a prendere il giorno dopo a scuola, in segreteria. Che poi mi scoccia anche perché mi lascia un giorno intero senza il cellulare. Sono dovuto tornare a casa. Io non potevo ritirarlo nonostante fosse maggiorenne. Che roba surreale, guarda questa roba. Ma vedete perché poi mi arrabbiavo? Cioè, non che mi arrabbiavo, io perdo la fiducia in un'istituzione che mi sequestra il cellulare perché forse l'ho usato. Io, fino a prova contraria, sono innocente. Non guardate questo video con i vostri genitori, raga, perché mi odieranno. Aiuto questa, raga, sto male. Allora, sto professore qua insegnava biologia, personaggio tutto particolare. Prendere con lui un 6 era tipo come prendere un 10. Gianmarco non ha svolto la preparazione adeguata per l'interrogazione di recupero di matematica. Sono profondamente deluso dal suo comportamento durante l'interrogazione, poiché ha utilizzato frasi come un aiutino e non credo di essere una brutta persona se non lo so, risposta a domande fondamentali. Non saranno concesse ulteriori opportunità per recuperare la valutazione. Cordiali saluti. Beh, effettivamente, cioè, se non so farti un'equazione, no, l'equazione lo so fare, però tipo quelle funzioni, quelle robe orribili, poi con i grafici, se non ti so fare quella roba lì, cioè, non puoi trattarmi come se io fossi una brutta persona. Non sono una brutta persona perché non so la funzione di x. Per me la funzione di x non esiste. Che poi, tra l'altro, molte volte era la risposta corretta. E una volta l'ho detto ed ha funzionato. Concludiamo con una chicca letteralmente sconvolgente. Desidero rivolgermi a voi riguardo ai continui ritardi di Gianmarco. E vabbè, questa qua si sapeva. La situazione è tale che non sarà più possibile utilizzare il libretto del ragazzo come giustificazione per ulteriori ritardi finché non sarà provveduto alla sua sostituzione. Inoltre, ecco, vorrei sottolineare che la scusa, pensavo fosse domenica, non può essere considerata una giustificazione valida per i ritardi. Madonna santa. non puoi scrivere sempre motivi personali. Onestamente, pensavo fosse domenica e quello ho scritto, cioè è andata così la conversazione e lì si è arrabbiato. Vabbè, raga, come vedete, alla fine sono uscito bene lo stesso. Se questo video però vi è piaciuto, mamma santa, vi giuro, sapete cosa sarebbe bellissimo? Un bel video a fronte ai miei professori.
mamma, che sogno! Che sogno proibito! Se sei uno dei miei professori e ti va di fare un video insieme, ti prego, mandami un messaggio, scrivimi, prova a contattarmi, scrivi un'email, facciamo in maniera che questa roba accada, perché ti giuro, il visual che faccio, stupendo, stupendo! E questo è tutto, ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, ditemi se avete ricevuto note oppure se siete delle brave persone a differenza mia. Non dimenticatevi di mettere un pollice su, di iscrivervi al mio canale perché esce nuovo video di martedì 15, sabato 13:30 e intanto giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!